Avvicinatevi, avvicinatevi. Guardate dove sono seduta. Un vero e proprio pezzo di storia. Questo masto tondo è chiamato sferoide ed è fatto di granite. Questo era un pezzo delle vette più alte della Sila, che è sgretolato fino a qua. E su questi massi è nata una nuova bellissima leggenda. Ve la racconto. Allora, una mamma volpe e una mamma cerva erano grandi amiche. Un giorno la mamma cerva decise di portare ai suoi piccoli la mamma volpe. La mamma volpe propose di fare la babysitter, ma in realtà era soltanto un escamotage per mangiare uno dei suoi piccoli. La cerva accettò e la volpe ne mangiò uno. Quando la cerva tornò, la volpe se n'era andata e la cerva si rese conto che mancava uno dei suoi piccoli. Allora la cerva capì che era un colpo della volpe. Andò alla sua tana e con le corna ruppe un pezzo di pietra della montagna e la fece rotolare all'entrata della tana. La volpe allora ebbe soltanto il tempo di prendere i suoi piccoli e andare in un'altra tana. La cerva li seguì e continuò sempre a bloccare l'entrata con questi grandi massi. Così questa guerra senza senso continuò per generazioni e generazioni, fino a quando un cervo si incastrò facendo rotolare uno di questi massi e una piccola volpe che non capiva il perché di questa guerra lo aiutò a liberarsi. Da allora cervo e volpe fecero pace e per ringraziamento tutti i cervi fecero con le loro corna rotolare le pietre sbloccando le tane. Quindi, se incontrate una di queste pietre sul vostro cammino, ecco cosa sono. I nostri video non ti sono bastati? Partecipa anche tu al contest Sila Museo Interattivo a Cielo Aperto. Filma una meraviglia della natura della Sila e inviaci il video. Anche tu contribuirai a creare il primo museo interattivo a cielo aperto. Per informazioni cerca Campus Sila Natura e vai su www.palumbosilaexperience.com.